Il nostro progetto culturale valido e meritorio di essere tradotto, diciamo, in pratica. La chiudo dicendo che da parte nostra organizziamo mediamente 25-30 iniziative all'anno, forse anche qualcuno in più quando capita. Sono conferenze, incontri, visite guidate, appunto per portare la conoscenza sul territorio. Cicciari troppa vittoria. Buongiorno a tutti. Dunque, compito difficile perché sono qui oggi insieme a due colleghi, ma forse in rappresentanza di un vastissimo gruppo di colleghi che ci si sta occupando di Cascina all'interno. Già dal 2010 almeno che noi ce ne occupiamo, e in modo più assiduo da quando è stato vinto il bando di Fondazione Carico, quindi diciamo 2011-2012. Perché lavoriamo tanto sulle cascine? Perché le riteniamo un patrimonio insostituibile, patrimonio che non è costituito solo dai fabbricati, che qui fanno una cornice magnifica, ma è proprio anche dai loro campi. Questo binomio che noi chiamiamo unità campo-cascina, sistema campo-cascina, perché banalmente, e tutti gli agricoltori lo riterranno un'affermazione di un'estrema ovvietà, ma che per i cittadini non sempre è così, che senza campi una cascina non sarebbe esistita. E quindi valorizzare, riqualificare una cascina vuol dire ridarle unità, mantenere la sua unità che aveva con i campi. E qui sono ancora leggibile, abbiamo una grandissima fortuna a Cascina all'interno, perché i suoi campi sono qui fuori. Siamo dentro la città, ma i campi sono mantenuti e ancora mostrano quello che producevano un tempo, anche se direttamente gli animali non sono qui, ma sono vicino a Caldera e vicino. Ecco, quindi è un patrimonio, come diceva giustamente Gianni, materiale, fisico che noi vediamo, e immateriale, che l'associazione porta avanti nella trasmissione con grandissima efficacia. E noi, come tanti, ci siamo appassionati di questa cascina, fra le cascine delle quali in Milano stiamo studiando l'evoluzione e stiamo collaborando con il comune per dare delle possibilità di riuso, di recupero e soprattutto conservazione in correlazione ai loro caratteri. Per questo faccio un breve inciso su quello che voi vedete qui esposto, che sono i lavori che noi abbiamo portato avanti come laboratorio di restauro architettonico nel corso di due anni accademici, quello 2012-2013 e quello precedente, che con la collaborazione di diversi docenti ha potuto concentrarsi sul rilievo dei manufatti e del loro paesaggio, adesso delle cascine, portare ad un rilievo dei materiali, del degrado su cui erano degrado raggiunto dalle strutture e dal paesaggio, e proporre alcune soluzioni. I due laboratori avevano finalità diverse, perché pur essendo un laboratorio di restauro architettonico, i primi hanno avuto la collaborazione, l'integrazione di un modulo di storia critica dell'architettura, proprio portato avanti dal professor Borsa, e di rilievo, mentre quello di quest'anno, del primo vedete i lavori qui esposti, che sono i poster esito della mostra, preparati per la mostra che c'è stata un anno fa in occasione di Cascine Aperte, e che sono stati esposti a Villa Reale. Invece quest'anno la collaborazione è stata con un docente di architettura degli interni e fisica tecnica, per cui i lavori che invece trovate posti sul tavolo si sono concentrati anche sull'allestimento di progetti, degli spazi all'interno delle cascine o all'esterno, di varie cascine comunali e non di Milano. Quindi se poi volete dare un'occhiata o chiederci alcune informazioni, venga. Purtroppo non sono presenti qui gli studenti a raccontarlo con noi, sono stati, stamattina eravamo in cascina Molino San Gregorio dove abbiamo fatto un'altra presentazione in cui alcuni degli studenti sono potuti
essere presenti. Bene, questo ho una... che cosa si sta facendo? Cosa stiamo facendo noi come Politecnico? Allora, questa cascina l'abbiamo studiata a partire da una tesi di laurea di due nostri studenti, Ilaria Gelmo e Francesco Toso, che con grande dovizia di particolari hanno rilevato, pur nelle difficili condizioni che c'erano per l'inaccessibilità dei locali, tutti questi locali, e hanno studiato l'evoluzione storica di questi, della cascina e dei suoi campi. A partire da quel lavoro sono state approfondite le analisi, il rilievo, analisi termografiche e comunque una serie di indagini diagnostiche che hanno permesso di capire effettivamente lo stato di esistenza del bene e lo stato di degrado che stava avanzando. Degrado che alla luce del termine delle indagini ha rivelato, come dice il professor Campanella, che è il coordinatore del restauro, non è nient'altro che dovuto ad una mancanza di manutenzione. Quindi degradi diciamo ordinari, se passatemi il termine, nulla di eccezionale, che sono risanabili con un intervento conservativo, che è proprio la base del nostro tipo di approccio: conservare il più possibile. E di fronte anche a chi dice no, ma bisogna per forza demolire, per risanare, no, cerchiamo di conservare veramente tutto il possibile, sostenendo la struttura dove non ce la fa più, ha bisogno di un po' di stampelle. E così le stampelle le avrete viste, forse dopo quanto ci sposteremo, le vedete sicuramente nella sede dell'associazione per sostenere i solai, e poi intervenire per risanare, sempre come dice il professor Campanella, i piedi, dare un sostegno con un bastone e il tetto, il cappello. Piedi perché, come tutte le cascine senza fondamenta, l'umidità di risalita capillare è sostanziosa e quindi c'è un problema di umidità che deve essere risanato per rendere agibili tutti i locali. Per questo si provvederà a realizzare un pestaio areato che consentirà l'asciugatura dei sottofondi in modo tale che non ci sia più questa umidità. Per quanto riguarda i tetti, si è visto che sono in buone condizioni, anche le capriate reggono. Fatte tutte le indagini con il professor Augelli per verificare la resistenza delle capriate e tranne qualche piccolo rinforzo, in buona sostanza verranno risanati i manti di copertura solo sostituendo puntualmente le mancanze, quindi senza assolutamente sostituire l'intero manto, ma solamente andando a sostituire i punti in cui le piccole coppie sono malorate. Questo è un intervento puntuale. Poi per quanto riguarda anche i serramenti, i serramenti andranno sostituiti solo quelli che sono effettivamente ammalorati, senza che non riescono proprio ad essere più recuperati, altrimenti sarà attuata un'opera di pulitura dell'infisso in legno e eventuale sostituzione dei vetri ove mancati. Infine sarà poi realizzata, questo è il progetto definitivo che è stato consegnato in comune, col quale si sta discutendo comunque il comune per la sua attuazione, un collegamento tra la parte inferiore e la parte superiore attraverso una scala esterna che quindi non vada assolutamente ad intaccare quella che è la struttura esistente. Indico questa parte perché probabilmente sarà qui quella che è la parte più tecnica, considerato un po' più i volumi tecnici, che ci consentirà di portarsi dal piano terra al primo piano, e che quindi non andrà a toccare la materia, non si prevede alcuna demolizione.
lo stesso trattamento proprio per nel rispetto del principio di uguaglianza, lasciatemi passare il termine, tra l'edificio e il suo contesto, tra la vegetazione e l'edificio, sarà affrontato nella corte, perché si vuole mantenere il più possibile quello che è la corte con le pavimentazioni così come le vedete oggi. Andando solo a ricucire alcuni punti danneggiati anche dell'AIA, perché tutto sommato la stessa AIA è testimonianza di un uso nel corso degli anni. E quindi toglierla vorrebbe dire ritornare indietro nel tempo, ma non è questo quello che vogliamo fare. Ormai siamo arrivati ad oggi con diversi usi e con anche una partecipazione, un riconoscimento da parte della popolazione, qui voi siete testimonianza del che cosa ha rappresentato questa cascina. E quindi il segno del rispetto del manufatto vuol dire lasciare leggibili tutte le tracce che l'hanno portato fino ad oggi, facendo in modo oggi che non aumenti il degrado da oggi in poi, ma senza cancellare nulla di quello che è stato. Per quello interveniamo solo a sostenere dove potrebbe rischiare di non farcela più questo edificio e di rischiare il collo. Quindi lasciando sicuramente una parte sia a quest'AIA, così la parte ad erba, a prato, attuando però un sistema di canalizzazione delle acque in modo tale da evitare che si creino proprio buche e canali di gronda, o risalendo dove non sono ben funzionanti. Ecco, direi che come punti. Questo è un progetto, ecco, cosa rappresenta questo progetto all'interno del Comune di Milano? È un progetto pilota, è un progetto modello, perché è il primo esempio, potrei dire, di vero restauro conservativo di un manufatto rurale, in cui la finalità è quella di conservare. Ah, ecco, no, una cosa che non avevo... Non ho,